dopo l'ultima partita aveva visto, ha detto, dei prevedibili passi indietro questa sera? Non passi indietro, nel senso avevo visto una situazione fisica, fisiologica, di stanchezza, e quando c'è stanchezza difficilmente riesci a esprimere le tue qualità, perché chi ha corsa non riesce a correre come vorrebbe, chi ha tecnica non è lucido per poter esprimere quella qualità, quindi diciamo eravamo in linea, siamo in linea con quelli che sono gli aspetti tecnici, tattici e organici della preparazione. Errori compresi, quindi voglio dire, oggi non era semplicissimo giocare contro una squadra che ha delle ambizioni giustificate, insomma, in una categoria che casualmente frequenta, quindi vuole abbandonare prima possibile. E noi volevamo concludere il ritiro facendo una bella gara, purtroppo siamo scesi in campo un po' tristi perché l'episodio di Terzi, del padre di Terzi, al quale ovviamente a Claudio faccio le condoglianze a nome di tutto lo staff e di tutta la squadra, ci ha un po' scombussolato, perché è vero che il calcio si gioca a prescindere, però è anche vero che un pochino i suoi compagni di squadra molto sono legati a lui. Lui sta vivendo tra l'altro una situazione non facile, extra calcio, e questo ovviamente non è assolutamente più devastante rispetto all'altra, però non eravamo sereni per poter comunque giocare una partita, però la squadra ha fatto comunque il proprio dovere, e quindi diciamo anche questa componente psicologica credo abbia inciso. No, primo tempo ho visto un bel primo tempo, giocato fra due squadre che volevano superarsi, si sono allungate tutte e due, o meglio il Siena ha subito due o tre contropiedi che non vorrei mai subire neanche in una partita, figuriamoci in un'amichevole, però questi sono errori sui quali bisogna lavorare, ho visto anche altre belle cose, quindi in linea. Adesso torniamo a casa, nel senso torniamo in serie, e lì ci tuffiamo questa settimana nella partita di Coppa Italia. Poi la prossima è quella molto, molto, molto più importante, che è quella del campionato. Chiamato molto Mannini nell'ultimo tempo. Ma insomma, è una costante, infatti io dovrei avere due allenatori, uno per Mannini. O io e l'altro parla la squadra, ma lo conosco tanto Daniele, cioè è inutile, insomma, no, è inutile, bisogna sempre sollecitarlo in una certa maniera, ma il mio invito era giocare a mezzala sinistra, si accentrava troppo, andava troppo vicino ad Agostino, e D'Agostino quando prendeva palla aveva solo una giocata che era su Del Grosso, e quindi non giocavamo mai due contro due, era quello insomma il motivo del richiamo. E un altro era il fatto che Del Grosso era in difficoltà perché in quella fascia giocava il numero 7 che ci ha messo, stava bene fisicamente, quindi anche il fatto mentale, se vedi un tuo compagno in difficoltà devi accorciare. Erano questi, diciamo, gli inviti che facevo a lui, insomma, però l'ho fatti anche ad altri giocatori, insomma. Mister, come ha visto il Perugia di Mister Battistini? No, ho detto prima, insomma, Perugia è in linea con quelle che sono le aspirazioni e anche le qualità della società e quindi di conseguenza della squadra, quindi ho visto le solite individualità che conoscevo, aggiunta con qualcun altra, e la solita organizzazione di gioco, quindi sono, come posso essere io, fiducioso, insomma, per il campionato. La prima vittoria in Coppa Italia credo che sia un bel viatico, è chiaro che bisogna saperli interpretare, se si utilizza come entusiasmo allora è stata una bella vittoria. È chiaro che c'è tanto da lavorare per noi, per il Perugia, ma credo c'è da lavorare anche per il Milan, l'Inter, la Juve, figuriamoci, anche perché poi ho iniziato presto per questo, per lavorare, insomma. Sì. Ti aspettavi che Battistini sarebbe diventato allenatore di questo livello e soprattutto qui a Perugia dove tu hai iniziato? Ma sai, ti aspettavi, insomma. Lui era ragazzo che quando giocava, a me, io odio la definizione era un allenatore in campo, perché secondo me nessuno è allenatore in campo. Sono tutte cazzate che si dicono, quando poi diventano allenatori bravi, allora dicono, questo era un allenatore in campo. Ci sono degli esempi assolutamente contrari, giocatori improponibili sotto l'aspetto comportamentale in campo dei giocatori che poi sono diventati grandi allenatori, o viceversa, giocatori esemplari che poi invece non hanno avuto, perché è un altro mestiere. Diciamo che lui aveva la capacità di essere serio di fronte ai problemi, diciamo, di un gruppo. Era portato a vedere anche le situazioni tattiche, però dire, cioè secondo me anche dire
che è arrivato mi sembra anche riduttivo. È chiaro che ha fatto tanto in questi due anni, però credo che Perugia sia un trampolino importante anche per fare qualcosa maggiore, però adesso insomma accontentiamoci. Senti, un anno fa di fronte a una birra lontano dalle telecamere abbiamo fatto un certo tipo di discorso, poi sono arrivati il Lecce e adesso il Siena. Vuoi vedere che la meritocrazia in questo calcio ricomincia a contare qualcosa? No, non vorrei che fosse merito della birra, insomma. Più che no, vabbè, adesso io sono un pochino un illuso del calcio, ancora continuo ad esserlo, anche se ho mille motivi per poterla pensare in maniera diversa, però voglio vivere il calcio come l'ho sempre vissuto, ovviamente, quindi crescendo, perché è normale, si cresce, si subiscono o si fanno esperienze diverse. Io nella vita ho sempre pensato non che i più bravi o quelli che meritassero poi vivessero situazioni più importanti, però di sicuro chi si comporta bene, chi è onesto, chi vive il proprio mestiere con passione alla fine viene ripagato. Io questa passione ce l'ho sempre avuta, ho fatto degli errori come tutti, e diciamo che mentre altri i miei stessi errori l'hanno pagato in due mesi, io l'ho pagato in cinque anni. Però parliamo un attimo dei nuovi, Neto e soprattutto Rosina. No, bene, adesso Neto, oddio, sono contento di quello che sta facendo, però non era in assoluto una novità, cioè la società ha investito su questo ragazzo e azzardo anche un pronostico, ha fatto bene a investire perché è un ragazzo di grandissima prospettiva, insomma, voglio dire, quindi siamo felici. Rosina sta proseguendo in questa fase di preparazione con noi, avete visto insomma fa delle cose da giocatore importante, però è un giocatore che da due anni insomma ha fatto fatica a giocare e quindi deve ritrovare il campo. Però Rosina insomma un ragazzo di 28 anni che penso a Siena e nel Siena possa ritrovare quegli stimoli che l'avevano portato ad essere capitano del Toro a 23 anni, non dimentichiamoci.